Ciao, benvenuti a Cazzeggio. Ciao, benvenuti a un altro episodio di Cazzeggio Catabiote. Anche questa puntatona dal colore di retrocomputer. Oggi parleremo di Schneider Computer Division. Faremo una piccola invasione nella storia dell'home computing di Gvande Germania. Però, ecco, gli home computer Schneider non giunsero mai sul mercato italiano. Peccato. Andiamo con ordine. Rita Schneider apparteneva alla Schneider Rundfunkwerke. Era nei primi anni 80 rivenditore in Gvande Germania dei computer Amstrad, che però rimarcava con il proprio brand Schneider. Quindi il computer Schneider CPC 464 era praticamente identico, anzi era lo stesso Amstrad CPC 464, quindi ha cambiato soltanto l'etichetta superiore con il marchio Schneider. Quindi anche gli altri modelli della Schneider, il 664 e il 6128, erano praticamente degli Amstrad. E sin qui niente di particolare. La Schneider era rivenditrice del computer Amstrad, che però rimarcava con il proprio brand. Tuttavia dal 1988 la Schneider iniziò a produrre in modo autonomo computer, staccandosi totalmente dall'Amstrad. Ecco, il primo home computer Schneider fu l'Euro PC, che potete vedere a video, la cui forma ricalca un po' l'Amstrad CPC 464. Infatti ha la motherboard al piano terra, tastiera al primo piano, dischetto sul lato destro, un alimentatore esterno, che era una cosa molto inusuale per un PC della famiglia Wintel. Sì, avete sentito bene. Che cos'era uno Schneider Euro PC nel 1988? Ecco, era uno Wintel. Infatti aveva una CPU Siemens 8088 a 4.77 MHz, ma la CPU Siemens 8088, a seconda delle versioni dell'Euro PC Schneider, poteva essere cloccata anche a 9.7 MHz, a seconda appunto del modello di Euro PC venduto. L'Euro PC aveva 512K di RAM e era espandibile a 640K, disk drive da 3,5, scheda video CGA da 320x216 colori, aveva in bundle MS-DOS 3.3 ed il software di produttività personale Microsoft Works, prezzo di vendita di circa 1800 marchi tedeschi, che era un prezzo molto economico rispetto ai computer PC provenienti dall'estero, fuori dalla Germania. Ora, nonostante lo Schneider Euro PC fosse un PC, ecco, non fu mai acquistato dalle aziende. Invece l'Euro PC fu venduto in gran numero in Germania. Quanto alla macchina, aveva un prezzo molto abbordabile e il design era simile a quello del Commodore 64. E la macchina Schneider Euro PC fu percepita dal mercato come un home computer, quindi con un prezzo abbordabile dal design di un home computer, che ebbe un grande successo in Germania. Sfortunatamente il bel computer, ecco, non giunse mai sul mercato italiano. La Schneider dell'Euro PC con il tempo aggiornò la piattaforma in Euro PC 2 e Euro XT, che differivano in grosso modo solo per la quantità di RAM installata nella configurazione base, oltre alla possibilità di avere un disk interno da 20 MB, che invece l'Euro PC inizialmente non poteva avere internamente. Poi la Schneider produsse il modello Schneider Euro AT, che invece aveva un 80-286 da 12 MHz, ecco, era un case desktop molto classico con un mega di RAM. La macchina Schneider Euro AT era espandibile sino a 12 MB, equipaggiata con una scheda video EGA da 640x264 colori, oltre ovviamente ad un disco fisso interno da 40 MB. Ok, per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima!